Come è iniziato tutto quanto? Stanco di essere una persona qualunque? Sì. Beh, io ero un ragazzino negli anni 80. Per non venir più meno, non me lo meno più. Io mi chiamo Massimo Polidoro. Non sai fare niente, ma vorresti essere considerato superiore agli altri? Sì. Un giorno in una libreria noto un libro firmato da una persona che stimavo tantissimo, perché la vedevo sempre in televisione, mi sembrava molto seria, cioè Piero Angela. Ebbene, il libro di Piero Angela mi faceva finalmente capire come stavano le cose. Ma io non so fare niente! Preso da questo entusiasmo, decido di scrivere una lettera a Piero Angela. Avevo una fanzine dedicata ai Beatles, che realizzavo tutta quanta scrivendo proprio a macchina. E dato che le mie opere non valgono niente... Avevo incontrato Piero Angela, ero rimasto incantato da questa figura. Come sarebbe oggi un mondo senza vaccini? Un altro eroe della mia infanzia. E quindi andiamo anche a cena a casa di Silvan, figuratevi. Signori e signori, simsalamin. Cioè, delle giornate indimenticabili. È un ragazzo intelligentissimo. E dunque potete immaginare come mi posso essere sentito. Mi propone di andare negli Stati Uniti insieme a James Rand, il più grande indagatore di misteri e di bufale esistente al mondo. Mi fa ridere quando leggo o vedo dei video, dei commenti di alcuni complottisti. Poi vedete che ci sono certi personaggi che cercano di dipingerci come quelli che vogliono nascondere verità scomode, ma la realtà è che il CICAP, il lavoro di Rand e di comitati come il nostro, sono fatti per difendere le persone dagli inganni, dagli imbrogli, dai truffatori. Tutto quello che diciamo è verificato. Cioè, io ho una cultura, capisci? Ho letto, mi sono interessato. Non vi fidate ciecamente di quello che vi viene raccontato da chi fa promesse miracolose o da chi pensa di avere trovato soluzioni ai problemi mondiali, cure miracolose, o da chi pensa di avere scoperto complotti ovunque. Signorando, allora che palle. Ma questo non è lavoro, no? Questa è la passione, è la passione che ci accompagna. Chiedetelo a Piero Angela, vi diranno la stessa cosa. Dimostraci che cosa sai fare. C'è una cosa molto famosa che un sensitivo israeliano, di cui mi sfugge il nome, presentava qualche tempo fa. Lui prendeva un cucchiaino in questo modo, cominciava a strofinarlo così.